Picnic sul ciglio della strada, vai. Continua a dirigerti verso sud. Sì. My good news and I have bad news. The good news, we have found a nice present for you. Cool. What's the bad news? Ivan ate all the beans. Please tell me those two things are unrelated. Ha mangiato tutti i fagioli. Vabbè. Là c'è un vagone interessante. Che bello che è, mamma mia. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo qua dei dardi per balestra, ma mi sa che sono già a posto. E proiettili per uccidere d'assalto, questi qua fanno comodo. Ecco che arrivano. Yeah, guys, I'm glad to see you too. Bene, dai. Porca vacca. Oh, che cazzo. E' bello che, essendo vicini fra di loro, dovrebbero anche esplodere, ma non mi sembra che funzioni sta cosa. Porca puttana, quanta roba c'è qua? Pare di essere tipo nel Signore degli Anelli, solo che al posto degli orchi ci sono tipo i bombaroli. Bene, dai. Dove cazzo sto andando io? Attenzione. Bello che prima eravamo in campo aperto, adesso ci sono un sacco di alberi che rompono il cazzo però, eh. Spariamo fra le frasche, qualcuno prenderò. Ah, sono arrivato al confine della mappa, buono dai. 33 di vita. Sì. Ah, ok, sono arrivati qua un po' alla volta, bene. Sono morto. È iniziata molto molto male. Molto male, devo dire. Molto male. Riproviamo. Studiamo un attimo cosa fare. Allora. Allora, intanto controlliamo una cosa, opzioni, tastiere mouse, come selezionare il gadget, configura tasti, vediamo un attimo, scatto, corpo a corpo, ruota armi, seleziona, usa rapidamente gadget Z, M, N e Z, ok, vediamo un attimo, M, ok, Z, no, dove cazzo me l'ha fatto? Ma porca di quella puttana. Sì, era perfetto, ma non doveva andare così, merda. Beh. Ma sapete che... Oh, ma che cazzo volete? Ma sapete che ha funzionato egregiamente? Non me lo sarei mai aspettato, onestamente. Che botta di culo. Allora, vediamo di prendere un po' di cose. Però non c'è neanche gusto. Razzi. Granate su fucile. Ho come l'impressione che... Non ci sia più nessuno in live, è possibile? C'è solo Paolo. Vabbè, peccato.
Bene, bene, Paolo, sono contento. Vita. Andiamo avanti. A tank? Good opportunity for puns. Then again, it's easy to go off track with those. Ok. Ah, stai giocando a Tales of Arise. Ah, ok, ok, va bene, va bene. Ok, grazie, grazie. No, no, era solo per sapere, era una prova, dai, sto scherzando. Interessante. Carro armato bello, sì, sì, sono d'accordo. Figo però. E il carro armato in serio si sente. Mamma mia, per un pelo. Via, 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 via. Non dobbiamo permettere che nessuno l'attacchi, eh. Deve rimanere intonso. Come appena uscito di fabbrica. Sarà dura però. Già. Mamma mia, ma che botti fa però? È un po' esagerato. Ah, lì? Ah, no, ma è perché sono bomberoli, ecco perché, ok, ok. Figo. Carri armati, sono una novità. Sono una novità, bellissima, oserei dire. Che nemici sono questi qua? C'era una nuova tipologia di nemico. Beh, non ci tengo comunque a vederlo da vicino, va bene così, dai. L'hanno aggiunto questa volta qua. Sì, 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 è nuova, è nuova. È qua. Porca Eva. Vabbè, d'altronde ci sto passando in mezzo, ma che cazzo. Oh merda. Wow, distrutta così. Mamma mia, che macello che c'è. Comunque io oserei dire che quasi quasi è più bello questo qua del 4, cazzo. Queste parti qua con i veicoli sono fantastiche, secondo me. E questo cos'è? Se ci vado sopra, che succede? Aio. Boom! Ma i razzi che mi stanno correndo dietro, tipo? C'è un'altra torre, bene, dai. Avevo appena rotta una, no, niente. Ma quanta gentaglia c'è qua, cazzo? A noi due, torre maledetta. E vai. E mamma mia. Qua sta andando tipo a 10 fps il gioco. Poverina, lo sento io, il computer. Ma poi i torri non mi fanno mica danno, eh. Per fortuna. Dove cazzo sto andando io? Bah. Il carro armato non fa mica i miracoli, eh. 35 ha di vita.
Porca miseria. Cazzo, cazzo, cazzo. Sta venendo un crampo alla mano destra, forza di tenere comunque il coso, il click, va bene, dai. Per mettere un autofire, porca miseria. Credo siano morti tutti, però se c'è ancora la musica movimentata non ne sono così sicuro. Saranno tipo imboscati di via per di là, non lo so, boh. Vediamo un attimo. Ma io non vedo nessuno, va bene così, dai, andiamo via. E di qua cosa abbiamo? Un obiettivo secondario forse? I'll never forget our time together, sweetheart. Maybe I'll see you after the war. Give me a call. Poverino. Speravo fosse tipo un easter egg, invece no. Allora, no, no, non sono un easter egg, va bene, dai, basta. Un po' di scudo, niente. Ok. Adesso camminiamo sulle acque, eh. Ascolta il drone stazionario. Vediamo. This is a reminder. The demolition of the ancient non-human structure as per directive M1532B is scheduled for later today. Sounds promising. Sì. Beh, quindi trapassa tutto, però. Va bene, dai. Aglio. Cosa abbiamo qui? Niente. Perché fa così? Boh. Se ogni tanto perde qualche frame, non so il perché. Ho visto, ho visto. Ma non è che lagga. Vabbè. Esplora il bunker. Laggare è un'altra cosa, eh. È che ormai viene usato un po' per tutto, vabbè. Ah, forte, eh? I've received your message and the data you attached. It looks like you may have discovered something of great value to the EDF. I'm sending some of my men to retrieve the manuscript. I know an expert in Moscow who may be able to translate the Proto-Slavic. Keep digging, and remember, because of the potential sensitivity of this information,
The entire operation has been classified top secret. You are to communicate about your findings with no one except myself. Understood? Per il momento non funziona. 1130 metri di là, ma che cazzo dicono? Oh merda. Questo qua che cazzo è? Vabbè. Una superficie d'acqua, ok. Questo, ah, è il coso. La vita che ho sprecato. Qua niente per il momento. Ma mi sembrava di sentire dei rumori strani. Ok, andiamo avanti. Niente, sto qua è proprio indistruttibile. Lo fa sempre più spesso, quello è il problema. Sempre più spesso lo fa. Bello è che se me lo fa mentre sto esplorando, vabbè. Quando sto combattendo, insomma, lì non va più tanto bene. Cazzo. Darti per balestra, buono. Da, continua a non andare, va bene. Gruppo segreto di decapitati trovato. Boh. Allora, si va dentro quel condotto lì, ok. No, è stato qualche intoppo. Attenzione. Più 50. Forse era meglio usarla un po' dopo. È tutto molto tranquillo qui. Per ora. They sure put things in weird places. Sì. Ci sarà da divertirsi adesso. Ah, ecco, perfetto. Mi sono anche distratto, cazzo. Ah, Goa. Tecno, bene, dai. Porca di quella puttana. Sono un po' tanti,
È meglio che recuperiamo un po' di vita adesso però, eh. Cazzo. Ah, ma è l'orda di cosi, come nei vecchi Sir Sam. Adesso ho visto che hanno la vita, cazzo. Che figata. Più o meno. Cioè, mi ero dimenticato della vita lì sopra, più che altro. Siamo quasi alla fine, dai. Però cazzo. No, che cazzo succede qua? Porca vacca. Puzza strano. Oh. Allora. Cosa abbiamo qua? Vita. Cartucce. Questo qua niente. ce l'abbiamo fatta, dai. Ecco, prima là nel campo c'erano questi qua, mi pare, grandi. I understand you have expressed some concerns about the enemy forces targeting you, or more likely the dig site. You do not need to contact EDS Central Command. This is a specialized AAA matter. And I will be sending you two of my best soldiers. You probably heard of them. Sirius Sam and Hellfire. They will make sure you're safe. Until then, just hunker down and keep digging. We died waiting for us to arrive. Grand selfish shit. How long have you been planning this? Cazzo. Posto di merda, porca puttana. No, io non ci vado, non ci metto piede qua dentro, non so, boh. Non mi ispira molta fiducia, marca troia. Merda. Ma mi sa che non entro neanche qua in realtà, eh. Però c'è un fottio di gente. È più il danno che mi faccio io che quello che mi fanno loro, cazzo. Quando uso il lanciarazzi. Ogni volta così, eh. Ogni volta così, porca miseria. Ogni volta così. Presentimento qua. Fatemi pensare un attimo che arma usare. Allora, qua ravvicinato, per cui la doppietta ma è lenta. Il pompa, la R che è sempre buono. Vabbè, proviamo.
Ok. No. C'è qualcuno? Pure? Ah, basta. Vabbè. Ma probabilmente anche perché ho ottimizzato male il gioco, sapete. Cioè, è appena uscito, per cui... Anche il 4 era così, eh. Non girava male, però... Neanche bene, insomma. Ma che cazzo. Ah, niente, finiti i colpi. Secondo me mi sta esplodendo il computer, tipo. Però boh. Merda. Ma tipo... Un kit medico? Che cazzo fate? Vabbè. Che cazzo c'è adesso, il demone gigante? No, quasi. Ah, niente, non ho più vita, cazzo. È proprio una discesa infernale questa, porca troia. Basta. Basta, non ce la faccio più. Non ho più vita. Mamma mia. Porca vacca. The administrator didn't listen. He said I'm crazy. I'm professional even. Oh, and they ignore why. This is just a bunch of rocks. Well, who's talking now, huh? They refused to bring me those crystallized black holes, but I found a way to get them. The portal works. I was on the other side. It looks like it's still somewhere in north, probably Antarctica or something. One throwback. You have to install the crystals on both sides, or the portal will only work for a short time before it throws you back to the cave. Mantle's minions found the bunker today. I'm out of time. Luckily, I prepared for this. Wait. What was that sound? Mamma mia. Vabbè. Non funziona ancora. Boh, va bene, dobbiamo andare qua dentro allora. C'è qualcosa da prendere qua? Mi pare di no. Mamma mia, la mano distrutta, va bene. Mamma mia, quanti nemici arriveranno qua adesso. Ho già paura, cazzo. Va bene. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Damn, one at a time. Ah, pure? Bene, dai. Andate da qualche parte.
Non gli faccio molto male, eh. Comunque, ok. Sarebbe da sparargli all'occhio, che è sicuramente il punto debole, ho visto prima. Però non è facilissimo. Aio, qua mi sono intrappolato. Buttateli giù, sti robot, guarda, mi rompono il cazzo. Dai. Sfondateli, bravi, bravi, bravi. Anche questo qua, sfondate. Aio. No, 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 hanno tagliato qua, maledetti infamoni. Perché non mi aggancia più? Via, 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 cosa abbiamo qua? Beh, male non fa, sto. Merda, ah. Niente. Se fosse solo uno sarebbe molto più gestibile come cosa, ma così non è. Cazzo. Non gli faccio niente anche se gli sparo l'occhio, eh. Vediamo un attimo. Quasi quasi. Io non so che cazzo facciano i cosi, i gadget, onestamente. Diventa più veloce, ok, buono. Via, 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 via. Ah, 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 ah. Non si fa così. E uno è andato. Via, 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 via. Porca puttana, speravo di ucciderlo con la scarrellata qua, invece no. Boh. Bello. Bello. Incredibile, questa qua è rimasta intatta. Con tutto il casino che c'è stato. Vabbè. Raccattiamo su, va, che è meglio. Chiudi il portale. Ci proviamo adesso. Allora, vita. Ah, super vita, buono. Cartucce pieno, questa è una vanga. Niente. Proiettili fucile d'assalto pieno. Però. Cioè, in pratica, battendo questi qua, sono messo meglio di prima. Incredibile, ma vero. Beh, meglio così, dai. Non mi sembra. Ah, fermi tutti qua, c'è un bel po' di roba da prendere. Tutto pieno. Buono, secondo me non è ancora finita, comunque vedremo. Alfa e Omega. Pensa a te che figata, cazzo. Ottimo Fragomeli, dopo mi metto in carica anch'io. Che sono distrutto. Allora, vediamo un attimo. Sono distrutto più o meno. 3 ore intensissime con Serious Sam. È come farne 200 in un gioco normale, tipo.
Porca vacca. Ah, questo qua l'ho già sentito. Andiamo avanti, dai. It looks like you may have discovered something of great value to the EDF. I'm sending some of my men to retrieve the manuscript. I know an expert in Moscow who may be able to translate the Proto-Slavic. Keep digging, and remember, because of the potential sensitivity of this information, the entire operation has been classified top secret. You are to communicate about your findings with no one except myself. Understood? Ma ce n'è un altro che non vedo, cazzo? Oppure quella merda lì che continua a... La porca di quella puttana. Ma vaffanculo. Ah, sei qua, brutto bastardo, ecco. Va bene, dai. Utile sapersi. Oh, che soddisfazione. Cazzo. Kalinovka. Ah, Ivan, quello lì. Ti stavo per fare un headshot, guarda, che non te ne saresti dimenticato per un bel po'. Hey you, stop! One more step and I will shoot. Easy, dude, easy. Americanas, who are you? Tell. My name's Sam Stone. I'm looking for some guy called Ledoff. Ivan, what the hell? This is serious, Sam! I told you he'll come! Put your gun down, you idiot! My friend, I am so glad you are with us. Sorry about Ivan, he's a slow learner, you know. No worries. So, let me introduce myself again. I am Igor Ledov, and this is my valiant partisan squad. Natasha? Hi. Vlad? Hey. And Ivan. We are your biggest fans, man! Ledov squad. Oh, I'm flattered. Nice to meet you guys. Open the gates! So, what's the plan? There is a train depot at the end of this village. We saw a locomotive and some wagons over there. I am sure we can run that thing and use the train to move to the nearest town called Ustinov. You'll be able to get to Tunguska from there much easier, but... But we have to assemble the train, and there are too many enemies out there. We have to fight for the depot. Oh, and here I thought it'd be something difficult. Let's roll. Fatti strada combattendo nel villaggio. We found a box with a new toy near the fallen EDF convoy. Wanna take a look? Certo, un nuovo giocattolino. Hell freaking yeah! Dov'è che era? Vicino al convoglio? No? Ah, eccolo qua. No way, dude. This toy looks great. Works even better. Get ready to rock. Mi ricorda molto. Ah. È lento però sparare, eh. Va bene. Stavo per dire, mi ricorda molto il BFG. Potrebbe essere. Boh. Ciao Davide, ciao, ho tagliato i capelli. Yes, yes, ho tagliato i capelli. Ho tagliato i capelli. Si vede? Sì, dai. Cosa c'era qua? Ah, un tuffo d'erba, ok. Allora, dopo la proviamo questa cosa qua. Che cosa abbiamo? Cocked and locked. Boh. Bevo? Adesso bevo, adesso bevo.
Adesso bevo, effettivamente avrei dovuto farlo prima, adesso bevo un attimo. Ok. Che figata, fa un raggio continuo. Che spettacolo. Mamma mia. Spettacolo. Sta qua, capito, cazzo, è un'arma OP. Però, a vedere che i colpi vanno via molto, molto velocemente. Mamma mia, che massacro, cazzo. E nonostante ciò, comunque sto parlando del danno, eh. Che figata. Sì? Avete visto qualcuno? Chi c'è? Ah, un infamone là. Adesso vediamo un attimo. Eccolo lì. Clappato, no, eh. Elettricità. Sì, sì, ho capito che cos'è quello robo lì. L'hanno rifatto come look e come tutto, però non sembra neanche la stessa arma. Me la ricordo vagamente, credo. O comunque c'era qualcosa di molto molto simile. Perché saltano così tanto questi? Perché cazzo stanno saltando? Boh. Ah, cos'è che mi ha fatto male? Prendi i colpi che lasciano. Che colpi è che lasciano? Ah, questo qua lo fonde anche da davanti. Ben ti sta. Però sto cazzo. Vediamo un attimo. Sparatevi voi che mi sono rotti i coglioni un po'. Questi qua erano quelli nel campo. Mazza se sono brutti. Allora, vediamo un attimo. Copritemi le spalle, dobbiamo giocare molto tattico qua. Tipo Rainbow Six Siege o Extraction. Sì, al momento diciamo che gli sviluppatori vogliono che usiamo porca vacca. Questa roba qua, ecco. Quello lì è elettrico, è abbastanza chiaro dato che mettono munizioni solo di quello in pratica. Merda. Perfetto, così mi piace. Devo ricordarmi che numero è quello lì. 6. 6. Ok. Ok con il 6. Allora di là e di qua cosa abbiamo? Davide, hai mai giocato tu a Serious Sam? Lo hai mai visto questo gioco da qualche parte? Che cazzo c'è qua? Oh. Ok, un po' di nemici a caso. Ok. Spero di trovare presto un altro orbo, un altro orb dell'abilità. Cartucce pieno. Grazie. Ok. Chi cazzo? Tori.
Loading my gun. Sette colpi ben spesi. Allora, mai giocato? Forse l'hai visto dai video su YouTube. Ah, ok, ok. Ok. Ma a te, Davide, di giochi single player cos'è che piace, se posso chiederti? Boh, che succede? Non so, spariamo a caso. Sperando che non si surriscaldi, tipo. Cazzo. Mine, è meglio non andarci allora. Darli per balestra, ok. Mine dappertutto, ok, andiamo di qua allora. Porca vacca. Raggiungi la stazione seriale. Devo capire però, cazzo, che portata abbia sto coso qua, onestamente. Porca miseria, non me ne ero accorto. Lo stavo per perdere, cazzo. Lo stavo per perdere. Allora, vediamo un attimo. Usa armi a due mani, oppure muoviti a velocità normale anche mentre miri. Attacchi corpo a corpo e guarisci. Danni radiali, va bene. Perfetto. Controlliamo un attimo cosa abbiamo di qua. Niente. Ok, andiamo avanti allora. Che parto. Ok, ok, i dardi. La corazza l'ho lasciata lì volutamente perché la sfrutto fra un po' magari. Perché la corazza è tipo da 50, credo. Cazzo. A posto? Vediamo. Ah no, da 25 era. Vabbè, ho sprecato 6. Mi pare, o 4, adesso non mi ricordo bene. 4, perché era 79. Allora, vediamo cosa c'è qui sotto. Niente? Molto strano. Guarda, lasciamo lì per dopo. Colpi elettrici che non avevo visto inizialmente. C'è qualcosa di viola là. È un drone. Drone hackerato. Allora,
Già che i single player che mi piacciono sono pochi, tipo Minecraft e GTA 5, la cosa che a tre quarti dei giochi che ho giocato sono multiplayer. Ah, ok, ok. Niente, allora non sei tipo da single player, ecco. Semplicemente. È interessante, interessante. Che poi, vabbè, Minecraft sì, single player più o meno, va bene, GTA 5 idem. GTA 5 ha giocato la trama o l'online? Comunque ho capito, capito, va bene, va bene, va bene. Allora io invece il contrario, ecco, un po' più, no, tanto di più single player rispetto ai multiplayer, ecco, però sto cercando il giusto mix. Il giusto mix. Ah, trama tre volte, però, però. Porca puttana, ma ero a 100-100, che cazzo è successo? Puttana Eva, che disastro cazzo. Che disastro, porca vacca. Vabbè, prendiamo questo, va. Minchia. Nah, non me l'aspettavo facesse subito l'attacco. Vabbè, insomma. Questi, questi. Spero di ritornare almeno a 70-80 qua di vita. Ma ho dei seri dubbi al riguardo, vediamo. Qua sopra non c'è niente. No, c'è un po' di roba qua, vediamo. 70, vabbè dai, già più decente, già più tollerabile. Ok. Ti è piaciuta tanto la trama di GTA 5 allora, e gli altri GTA hai mai provato a considerarli, tipo il 4 per esempio, che è ancora abbastanza moderno? Mamma mia, mi sta distruggendo la mano sto gioco. Sì, sì, ho capito, capito cosa vuoi dire, ho capito, capito. Ho capito. I giochi single player belli, 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 diciamo che non sono così tanti, eh. Poi dipende, ecco, i tuoi gusti, insomma. Mi piacciono gli action, bene o male. Mi sta distruggendo la mano sto gioco, cazzo. Qua c'è un'arma nuova? Lancia granate. Cioè, subito l'arma con il suo modificatore. Va bene. Questo qua sarà comodo per attaccare dalla distanza. Facciamo un salvataggio tattico. Ok. Mi stanno aiutando gli altri. Boh. Vediamo un attimo cosa abbiamo qua. Là c'è qualcosa da prendere. Ah, ma è di là però. Ok. Ah, con il Nintendo DS giocavi anche. Uno dei primi Rayman. Sì, potrebbe essere. Potrebbe essere che fosse uno dei primi. Non mi ricordo quando sia nato Rayman, se devo essere sincero. Qua salta un po' tutto. Cazzo, 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 cazzo. Ma
Ma se vado di qua che cazzarola. Ah ok, bene, dai, pieno di nemici anche qua, bene. Torello. Porca puttana, dobbiamo prendere vita qua. Via, 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 via. Cazzo. Ho già preso questa roba qua. Quello lì è tipo un medikit. No, sono cartucce come non detto. Va bene, allora vediamo un attimo. Dai. Che cazzo? Ok. Porca puttana. Che cazzo. Via, 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 un po' di pausa. Ma pausa sto cazzo. Ne invece per tutto, porca troia. Porca vacca, che macello. Credo siano veramente finiti adesso. Forse, forse è rimasto qualche nemico incastrato da qualche parte, diciamo. Mamma mia. Mamma mia, cosa abbiamo qua? Razzi che non ho mai usato. Elettricità che è una bomba. Una bomba. Fa niente. Andiamo qua sopra. Qua ho preso tutto, quella là è vita, vita. Vediamo un attimo. No, 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 fermi tutti. Qua voglio andare. Ok. Va a dargli della balestra, ok? Ma allora come cazzo ci si arriva là sopra? Vediamo. Come ci si arriva là sopra per prendere gli oggetti di quelli, per esempio? Forse devo guardare meglio la direzione, a meno che non debba usare tipo questo. No, no, non è abbastanza forte questa spinta qua. Non lo so, boh. Vabbè, rimangono lì, ho pazienza. Allora, mi ricordo che mio fratello aveva aspettato tipo mesi e mesi per finire, tipo il giorno dopo gli ho cancellato tutto. No, vabbè, ok, ok. Beh, alla fine se l'avevo finito, va bene, dai. Più o meno. Proteggi la locomotiva. Bella la musica comunque, eh. Poi adesso è tirato fuori un Xbox 360 che avevo in soffitto, sto cercando Forza Motorsport, Forza Horizon e qualche Need for Speed. Ah, Motorsport 1 e Horizon 1, che figata. Non credo si possa, cos'è che non si può? È un modo di dire, tipo, no, no, ma tutto è possibile. Sono ancora belli da giocare, cavolo. Porca vacca. Ma qua la corrente scarseggia, From Action Hero to Crane Operator. Not sure if that's a demotion or a sensible career choice.
Allora, vediamo un attimo. Questa è mia. Ok. Prendiamo un po' di cosette, va. Anche qua. Tante cosine belle. I dardi della balestra che dovrebbero essere al massimo, perché in una situazione così ravvicinata è difficile usare la balestra, onestamente. Razzi, ok. Cartucce, va bene. Razzi, ok, va bene. Basta, qua non c'è più nient'altro che ci serve. Cartucce ancora. Qua non c'è niente. Però là c'era un casco che alla fine non ho più preso. Vabbè, dai, pazienza. Elettricità. Ah, ok, ok. Non credi che si possa prendere perché c'era la roba sopra. Ma perché sarà di tuo fratello, immagino, no? Perché dice che non vuole. Un po' di relax. Sposta il contenitore dalle rotaie. Ah, ok. Beh, dalle rotaie. Non era mica in mezzo alle rotaie questo, però. Sono sciocco. Qua va. Ok. Ah, è caduto. Va bene qua. Adesso di sì, dai. C'era una super corazza sopra, ma non so se... No, non funziona. Ah, ok. Nel dubbio togliamo anche questa, va. Beh. Ok. C'era una super corazza qua, però boh. Oh cazzo. Ma porca vacca. Bastardo, basta scappare. Ok. Cazzo. Andiamo a raccattare un po' di cose, va. C'è qualcosa là. È una corazza quella. Yeah. Perfetto. Altre cose qua. Ehi. Oh, interessante. Forse è meglio scappare un attimo, tipo. Forse. Dove cazzo mi sono incastrato sto giro? Fanculo tutti, porca vacca. E non ho più vita, non ho più vita! Serve vita?
quanto forte è quel buco nero lì, cazzo? Però, nonostante ciò... No! No, ma come? Porca vacca! Quel buco nero è stato devastante. Devastante, cazzo. Per fortuna che ce l'avevo, dopo questa parte qua, onestamente. Boh. Mi avrebbe fatto dannare parecchio, ecco. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Prendiamo un po' di cose qua, dopodiché andiamo, ce ne va, per carità. I buchi neri sono sempre comodi, sì sì, per carità va. Allora. Questo qua, ok, perfetto. Devastante, devastante. Però ce l'abbiamo fatta, dai. Saliamo. Sì, ho preso tutto quello che c'era da prendere. Secondo me non è ancora finita comunque. Adesso vediamo un attimo. Hey, dude, listen. If there's some problem, we... Let's wash out our stress together. Picnic sul ciglio della strada. Un ciglio della strada. Bene, ragazzi. Io qua mi fermo, ok? Con Sirius Sam per il momento. Vado a salvare un attimo le puntate che ho fatto, a fare un po' di tagli acuci, eccetera, eccetera. Spero vi sia piaciuta come live. Ok, ci vediamo stasera alle 21 con un gioco horror, quello ispirato a Resident Evil, molto molto probabilmente. Ecco, detto questo, spero vi piaccia, vi ricordo i social qua sopra, ovviamente. Grazie a tutti per la compagnia, e io vado a riposare la mano perché è disintegrata, Cioè giocare a 4 ore di fila a Sirius Sam non è come giocare a un qualsiasi gioco normale, ecco, ve lo garantisco, non la sento più. Va bene, detto questo, grazie a tutti e alla prossima.